Di dove siete? English, please. English, please. Speak Italy? No. No? No. No. Bello. Grazie, bella. Bello pizza, sì, bello pizza, spaghetti. La mare. Il mare, bello. Il mare. English. London. No, Sweden. Sì. Sweden, we come from Sweden. Svezia? No. La Svezia. Svezia. Yeah. Stoccolma. Yeah, Malmö. 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 Football Malmö. Ah? Yeah. Zlatan. Yes. Ibrahimovic. Absolutely. Absolutely. Juventus, Inter, Barcelona. What? Oh, Barcelona. Eh? Yeah, yeah. Quale equipe? Quale equipe? Football. My team? Sì. Malmö. Al Malmo, yeah. Grande squadra. E Barcelona. Eh? E Inter. E Inter. Yeah. E Inter. Ja, maar denk maar. You? You? Team voetbal? Ja, Milan. Milan, ah. Nee. Inter. Inter. Okay. What is this for? Sì, 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 sport. Viene spesso qui e di qua? No, non sono di qua. Di bello, dove? Di Genova. Ah, di Genova. Bello, spettacolare. Spettacolare. Non si può avere di meglio. È più caldo rispetto a Genova il clima. No? Guarda, quest'inverno proprio, quest'estate proprio ero a Genova bruttissimo. Sì? Qua, siamo venuti qua apposta. Il mare è spettacolare. Il mare è spettacolare, il peperoncino spettacolare. Tutto bello. Tutto bello. Qual è il piatto che le piace di più? Adesso ho mangiato la peppata, molto buona. Il pesto l'ha abbandonato. Il pesto. No, però nel residence lo fanno. Sì, il pesto lo fanno. Ma il pesto genovese è di casa dappertutto, però mangiamo tutti. Certo, le cose buone sono, sì, sono italiche, insomma, o europee. Comunque, non potevamo avere di meglio. Bello anche il castello. Il calo turistico lo avviserei? Eh? C'è il calo turistico perché non ci sono soldi. La signora si chiama? Mi chiamo Simona. Sì. Dove siamo noi? Direi di no, siamo 600 persone, quindi siamo, direi che è tutto pieno. Ma sta parlando, no, di qua? Parlando di qua? Ma io non lo vedo qua, vedo un sacco di turismo, persone sedute a mangiare, per cui direi di sì. Dove siamo noi alloggiati? Siamo 600, quindi... 600, che è un villaggio? Sì, è un residence. Un residence, 600 persone da gestire? Com'è il servizio? Buono, va bene, sì, bello, piscina, mare lì davanti. Ma possiamo dire, tra le tante situazioni ora che dobbiamo... una Calabria da bere? Bellissimo, ora volevo andare a trovare un po' Tropea, vedere un po' com'è, che hanno detto che è la più bella, la più gettonata. Questa stagione c'è un calo del 40% sulle vendite, dovuto al fatto che la gente non ha soldi e che ci sono pochi interessi dalla parte politica calabrese a far venire le persone in Calabria. Oppure i siciliani e i pugliesi sono più bravi di noi, non so qual è la ragione. Il calo c'è, negli ultimi 3 anni c'è una flessione del 40%. Eppure Pizzo è una piazza di grande richiamo turistico, quindi la politica non riesce praticamente a indirizzare il turismo verso queste aree. Ovviamente quando io parlo del 40% è un discorso generico. Pizzo risponde un po' più degli altri come Tropea, perché sono le due perle della Calabria, i più conosciuti. Certamente qua il discorso... Di crisi si sente un pochettino di meno, ma anche noi stiamo soffrendo. Fino ai primi di agosto non c'era nessuno. Qual è la specialità di questo bar? Ovviamente il tartufo di Pizzo, è stato inventato nel 1950 da un siciliano, e la nostra torta Belvedere, invenzione di mio nonno, che è a base di gelato di crema, nocciola, panna e mandorle. È conosciuta più del tartufo ormai, perché il nostro è un bar di 100 anni. Come si chiama questo bar? Gelateria Belvedere, Pizzo. Belvedere. Grazie. Sì, lei di dove? Di qua? Di Botricello. Botricello, quindi vicino alla provincia di Catanzaro. Sì. Venite a Pizzo a trovare un amico.
un amico. Sì. Delle aree del Catanzarese, molto belle tra le altre cose, Soverato, Pizzo, si può dire che sia una delle più belle? Sì, però c'è una viabilità un po', diciamo, non limitata, è infatti è vero, ci ho strisciato la macchina per venire qui. Ma il turismo sente un calo di presenze in Calabria, nelle aree costiere? Sì, dove sono io sì, qui non lo so perché oggi a Botticello, insomma, sì. Il turismo soffre. Sì. Che cosa è dovuto alla crisi economica, al fatto che non ci siano soldi, che le persone non... Credo che al fatto che ci siano pochi soldi, per il resto non... Io vivo fuori, quindi non lo so. Ma la Calabria è attrezzata per offrire un turismo da bere? No. Non è attrezzata? No. A mio avviso no. Siamo nella piazza di Pizzo Calabro, la famosa piazza disegnata da Van Vitelli Junior, il senior ma anche... Junior disegnarono e naturalmente edificarono anche quella che è stata la Reggia di Caserta, così come hanno disegnato questa piazza che viene anche paragonata alla piazza di Capri. Io la trovo tra le altre cose anche somigliante a una piazza di Sorrento. Ci si lamenta del turismo, abbiamo ascoltato ad esempio il proprietario di un bar, dice che il trend è sotto il 40%, altri sono contenti anche dei servizi che dà Pizzo, che danno le nostre zone costiere, non in generale ma in particolare. Vi sono aree, nicchie che favoriscono un turismo di qualità, però la crisi economica c'è e c'è anche una crisi di viabilità, c'è anche una carenza di strutture, di infrastrutture, di ricezione. Vi sono delle aree molto attrezzate per il turismo, altre che invece latitano. Bisognerebbe soprattutto monitorare questi aspetti. Da queste parti, qui a Pizzo, nella marina di Pizzo, il mare di Pizzo come quello di Tropea, sono limpidi, non presentano inquinamento. Ci sarà anche una ragione, soprattutto perché la depurazione funziona e quindi in pratica il comune è... Tutte le rappresentanze istituzionali fanno sì che da queste parti il turismo abbia una ricezione di qualità.